Eccoci, amici della pesca del canale YouTube Ligurian Fishing Adventure. Sono Temossi Giorgio e questo è il mio canale. Questa è la seconda puntata dedicata a chi inizia a pescare a fondo, dove vedremo le montature basi per iniziare a pescare per l'appunto a fondo. Quindi questo video, come il video precedente di questa serie che trovate in descrizione, è dedicato esclusivamente ai neofiti che muovono i primi passi nella pesca a fondo. Quindi se siete già avanzati troverete sicuramente un video noioso. Invece se siete, come tanti pescatori in Italia, persone che stanno iniziando a muovere i primi passi nella pesca, questo video in particolare è dedicato alle montature basi per iniziare a pescare a fondo. Quindi mettiamoci subito all'opera. Eccoci, allora, la prima montatura in assoluto è quella che si insegna a proprio anche i bambini, una montatura molto semplice per pescare a fondo, la montatura scorrevole. Abbiamo la necessità di veramente pochissimi attrezzi, un piombo, generalmente un piombo a pera, una perlina salvanodo e una girella. Poi vabbè, vedremo anche il nostro terminale. La montatura scorrevole è una montatura base, ci permette di pescare a fondo in una maniera molto semplice e allo stesso tempo molto funzionale. Negli anni è stata un po' sottovalutata perché si pensa che è una cosa troppo semplice, ma in realtà è una maniera molto semplice e allo stesso tempo molto funzionale. Mettiamo in acqua un'esca che si presenta molto naturale, la montatura scorrevole permette durante la fase di abboccata una fuga molto naturale perché il nostro filo, se abbiamo la frizione aperta, l'archetto aperto, esce in maniera lineare dal nostro mulinello senza creare resistenza al pesce che inizierà a mangiare e di conseguenza a scappare senza sentire attriti, che sono quelle cose, quei piccoli dettagli che ci fanno o catturare un pesce o farlo scappare. Detto questo, vediamo immediatamente come preparare questa montatura molto semplice. Io adesso in negozio ho scelto un filo non specifico per fare appunto il video. Immaginiamo che il filo che viene direttamente dal nostro mulinello, prendiamo il piombo, facciamo passare attraverso il piombo scorrevole, piombo, questa perlina, che è una perlina salvanodo, ci servirà per come paracolpi per il nodo che andremo a fare sulla nostra girella, perché una volta arrivati in acqua la battuta del nostro piombo andrà a colpire il nodo della nostra girella. Questa piccola perlina servirà come salvanodo. Il piombo, invece di andare a battere contro il nodo, troverà la perlina. Ok? Adesso, visto che è un video per neofiti, ho scelto una perlina col moschettone, vedremo poi perché. Iniziamo a fare un nodo molto semplice. E fondamentalmente la nostra prima montatura è bella che è terminata. Piombo, perlina, girella. Girella moschettone perché il nostro terminale andremo direttamente, io adesso qua l'ho già creato per semplificare la situazione, il nostro terminale, andremo a fare un'asola e l'andremo a inserire nella nostra girella e l'andremo a chiudere. Tutto molto semplice, avete visto come un paio di minuti si inizia e si crea la nostra prima montatura. Questa è la prima montatura che bisogna assolutamente imparare per iniziare a pescare a fondo. Semplicissima, velocissima e assolutamente funzionale, amici. Eccoci nella seconda montatura base per i nostri amici che iniziano a pescare a fondo. La montatura scorrevole con anti-tangle. L'anti-tangle è questo attrezzino qua che nasce per la pesca col pasturatore, principalmente a ledgering in acqua dolce, poi si evolve in acqua salata negli anni 2000, diciamo,
e ne trovate in commercio anche di modelli in acciaio un po' più resistenti per piombature un po' più pesanti. Comunque, montatura molto simile alla precedente, dove andremo a inserire la parte più corta del nostro antitangle per prima. Facciamo passare la lenza. Al nostro antitangle inseriremo questa volta un piombo con l'anello. È un piombo del tutto scelto per fare solo il video, amici, non dovete per forza avere questo tipo di piombo. Quindi il nostro antitangle ci permette di pescare in maniera scorrevole, ma ad avere dalla nostra parte questa pippetta, chiamiamola così, di plastica, che fa sì di permetterci di pescare in maniera più corretta possibile, senza groviglie, perché è la nostra pippetta che farà in modo di tenere il filo più lineare possibile. Come abbiamo fatto in precedenza con la montatura scorrevole base, inseriamo una perlina salvanodo e andremo a legare alla fine la nostra girellina col moschettone. Adesso sto facendo dei nodi molto molto semplici per farvi vedere la montatura. Poi nella prossima puntata parleremo anche dei nodi. Quindi eccola qua, la seconda montatura antitangle, scorrevole, perlina, gira la barilotto. Adesso andiamo ad attaccare il nostro terminale. Questo è un terminale già creato, la chiudiamo ed eccolo qua, la nostra seconda montatura per iniziare a pescare a fondo per i neofiti. Anche questa molto semplice e molto funzionale. Una volta arrivata sul fondo, la nostra montatura non crea nessuna resistenza alla mangiata del pesce, che trova il tutto in maniera molto naturale, ha modo di partire senza trovare resistenza, che è quel piccolo dettaglio che farà sicuramente la differenza quando peschiamo a fondo. Allora, abbiamo visto due montature molto semplici ma scorrevoli. Che cosa succede se noi neofiti ci avviciniamo alla scogliera con un fondale difficile? Abbiamo bisogno di una montatura differente, una montatura bandiera. Che cosa vuol dire bandiera? Invece di avere un piombo scorrevole, avremo un piombo terminale in fondo alla nostra lenza, con un terminale più alto che rimane più distante possibile dal fondo. Adesso, nella terza montatura per i neofiti, andremo a vedere come si costruisce da zero una montatura bandiera. Allora, adesso prendiamo il nostro filo del tutto indicativo, la nostra lenza, avremo bisogno di stopper, due perline, una giralla barilotto. Prendiamo la nostra lenza, iniziamo a passare il primo stopper. Prendiamo la nostra prima perlina e la facciamo passare. Quindi stopper, perlina e poi la nostra girella. Dopodiché faremo la stessa identica cosa dall'altra parte. Quindi perlina e poi uno stopper. Questa piccola montatura alla quale legheremo il nostro terminale. Ok, adesso per semplificare la nostra piccola girella barilotto ho già legato il nostro terminale, del tutto indicativo, amici, eh? Quindi vediamo come la nostra montatura a bandiera ci permette di pescare in maniera differente su fondali un po' più difficili della solita fondale sabbioso, magari in una scogliera o in un fondale ricco di alghe, e questa montatura qua ci permette di posizionare il nostro terminale
all'altezza che noi desideriamo, mezzo metro, un metro, tutta la lunghezza della canna, non importa. Riusciremo in ogni caso a staccare il nostro terminale dal fondo e far sì che la nostra esca, il nostro amo, non si incagli sulle rocce. Quindi la nostra terza montatura per chi inizia a pescare a fondo è sicuramente la montatura bandiera, una valida alternativa per chi magari non ha la possibilità di avere spiagge ma ha delle scogliere dove iniziare a praticare la pesca a fondo. Abbiamo visto due montature scorrevoli, col piombo scorrevole, con l'utilizzo dell'antitango, e una montatura a bandiera per chi dovesse iniziare a pescare a fondo su fondali difficili. Adesso vediamo una quarta montatura con l'utilizzo di questo mini trave basso, un altro utensile molto molto semplice, già costruito, che ci permetterà di pescare a fondo eliminando il più possibile la possibilità di grovigli. Adesso ve lo faccio vedere. Già preparato, quindi mini trave, leghiamo dalla parte terminale il nostro madre e dall'altra parte agganciamo alla girellina il piombo. Nella parte centrale, nella girella centrale, invece attaccheremo il nostro terminale. Sembra molto simile alla montatura a bandiera che abbiamo visto precedentemente, ma in realtà il mini trave basso ci permette esclusivamente di pescare sul fondo. Tante volte peschiamo con un po' di mareggiata, il mini trave basso ci permette di eliminare il più possibile la possibilità di grovigli e ci aiuta a non utilizzare magari una montatura scorrevole che con un po' di mare perderebbe la propria funzionalità e andrebbe sicuramente a creare grovigli, perché il piombo inizierebbe a ruotare sul fondo creando comunque qualche intoppo. Il mini trave basso invece ci permette di mantenere la nostra lenza il più lineare possibile, far ruotare in maniera più semplice possibile il nostro terminale ed eliminare la possibilità quindi di grovigli durante la mareggiata. Quindi la quarta montatura che consiglio a chi inizia a pescare a fondo è quella col mini trave basso, una montatura un po' particolare che sicuramente consiglio di avere sempre con voi in cassetta, un mini trave basso, ma sicuramente, visto che è un video dedicato a chi inizia a pescare a fondo, amici della pesca, iniziate con le cose semplici, specializzatevi e miglioratevi nelle cose semplici, perché nella pesca più una cosa è semplice e funzionale, più vi farà avere dei risultati. Non vuol dire che facendo montature complesse, inventandoci chissà che cosa, si pescheranno più pesci. Quelli magari in un futuro, quando dovremo fare cose più veloci ed essere più veloci a pesca. Abbiamo appena iniziato a pescare a fondo, ci stiamo appassionando a questa meravigliosa passione. Impariamo bene le basi. Queste sono le montature base per iniziare a pescare a fondo. Quindi riguardatevi bene questo video, prendete spunto e imparate queste quattro montature che sono la base per pescare a fondo, amici.